entrano in campo Lazio e Atalanta, 36esima giornata di campionato, Stadio Olimpico di Roma. Tre giornate alla fine di una stagione intensa, emozionante, che ha visto i biancocelesti scrivere emozionanti e importanti pagine di storia in un campionato in cui la Lazio di Simone Inzaghi ha combattuto contro le avversarie, contro gli arbitri, contro chi ha cercato di mettere dei bastoni tra le ruote in ogni occasione. Adesso siamo arrivati veramente alla parte finale, mancano tre partite, tre finali da prima da giocare oggi allo Stadio Olimpico, in un ambiente emozionante, in uno Stadio Olimpico colorato di bianco e celeste, con 45.000 spettatori, con decine e decine di bandiere che sventolano, con le sciarpe alzate al cielo e con un unico coro a sostenere la prima squadra della capitale. Attenzione, il gol dell'Atalanta con Barro, che si è trovato tutto solo davanti a Stracoscia, ha insaccato immediatamente con il destro dopo 1 minuto e 42 secondi, Atalanta in vantaggio. Poi ancora una volta perdiamo una palla pericolosa, siamo nell'area di rigore biancoceleste, Gomez, la conclusione, palo, posizione poi regolare e pallone sul fondo sul secondo tiro di Freuler. E qui Marusic poteva partire perché Murgia gli aveva fatto un grandissimo blocco che non è stato in grado di sfruttare in questo caso. Vediamo Luis Alberto in area di rigore, aggancia il pallone, ci prova in mezzo, Caicedo! Il gol di Caicedo! Il gol di Caicedo! Il pareggio della Lazio! La Pantera! Sull'assist di Luis Alberto! Lazio 1, Atalanta 1, ha agganciato il pallone Luis Alberto in area di rigore, l'ha messo in mezzo per Caicedo che di piatto ha insaccato il gol del pareggio, 1-1, Caicedo, Lazio che ritorna in partita. Però Luis Alberto no, lo batte corto per Marusic che serve leva all'indietro limite dell'area di rigore, pallonetto in mezzo, Caicedo, pallone alto sopra la traversa, è saltato più in alto di tutti e ha sfiorato il gol. Bravo Felipe, bravo Caicedo, ancora Felipe Anderson, Felipe palla sul sinistro, Felipe il destro, la deviazione di Maisello, ma ha cercato una giocata troppo difficile, aveva saltato tre avversari, ha tentato l'ultimo dribbling quando avrebbe dovuto calciare con il sinistro, se l'è portata sul destro e poi il suo tiro è stato deviato da Masiello. Luis Alberto è molto più pericoloso quando mette quei palloni in area di rigore. Mamma mia, Caicedo ha fatto una cosa di un'intelligenza straordinaria facendo blocco. De Vrij ci prova con il destro, palla alta sopra la traversa con probabilmente la parata di Berisha, no, perché il direttore di gara dà la rimessa dal fondo. Toccata nettamente, toccata. Poi Milinkovic, Leiva ci prova con il destro, palla alta sopra la traversa, partenza però positiva della Lazio. 5 minuti della ripresa, Lazio 1, Atalanta 1. Riesce a servire Ilicic, le finte di Ilicic che entra in area di rigore e il miracolo di Stracoscia sul tiro di Freuler. Conclusione di Freuler dall'interno dell'area di rigore, miracolo di Stracoscia che è andato a mettere il pallone in calcio d'angolo. Nessuno si prende la responsabilità del cross, vediamo Leiva. Leiva! La deviazione incredibile dall'interno dell'area di rigore. Che occasione anche qui. Ilicic, lo scambio, Ilicic in mezzo. La deviazione di Bastos che salva sotto misura in anticipo su Gosens. Questo è un gol di Bastos. Ha salvato il risultato Bastos, un intervento clamoroso. Pone ancora Gosens in area di rigore, Stracoscia il miracolo, Atebor e la parata ancora, doppio intervento eccezionale di Stracoscia.